Guarda che bello. Mi ha fatto anche le palle. Ecco. Bene. Fa piacere saperlo. E guardato e c'erano. Mi inquieta un po' il fatto che tu abbia guardato lì, ma vabbè. E vabbè, ho guardato, nel senso che ho girato intorno e c'era anche il culo a questa parte. Quindi era un maschio di sicuro. E beh sì, perché le femmine non hanno le corna. Io li supererei sinceramente perché vanno un po' piano. Quando i ragazzi col 390 decidono che è il momento di superare, non c'è niente da fare. Vedi, si accosta col BMW XR, lascia posto. Alle Duke! Con l'inganno la supera? Insomma, qua è abilità, non è inganno. Sì. Occhio qua però, perché se arrivi lunga ti raccolgono direttamente nel burrone. Muori. Comunque sento puzza di cane bagnato. Attenzione, ancora foto. Attenzione, distanziamoci dalle macchine perché sennò non vengono bene. Cane, 17 gradi. E io ho tolto la maglia a maniche lunghe per fare lo splendido. Beh, io sto bene. Sì, ma tu ce l'hai quella maniche lunghe? Sì. Più quella maniche corte? Sì. Io ho tolto quella maniche lunghe. Ecco. Ho solo quella maniche corte. Vieni, vieni, non c'è nessuno. Magie sul galibier. E si apre tutto. Beh oddio, in discesa col muretto alla fine della strada. Anche no. Si imposta bene invece la curva con tutti i suoi avvallamenti specifici. Siamo a al ristorante. Con l'inganno? Col mio benestare, altro che l'inganno. And I wanna way. Oddio. Tac, guarda qua. Attenzione, Belgio che blocca la strada. Guarda che ci fa passare. E non vedo. Vieni, non c'è nessuno. E anche qui non è mica male, eh. Comunque c'è questa usanza, si fermano con le macchine, piazzano giù il tavolino e fanno il picnic. Ma che bello. Eh sì. Ma dovremmo farlo anche noi, magari. No, d'inverno no, perché è freddo. Però magari se vai a fare un passo in macchina, porti le tue sedie, il tuo tavolino, tac, picnic, tac. Ah sì, ci sta, eh. Tac, picnic. Guarda qua i Lego. Ah sì. Ma l'anno scorso erano più Lego, però. Adesso mi sembrano dei mattoni colorati. Ma non erano così anche l'anno scorso? No, secondo me no. Mi sembravano dai video, mi sembravano proprio dei Lego. Andremo a rivedere le riprese. Flashback.
Sono robe. Cosa sono quelle robe lì? Lego. Sembra un Lego. Magari per contenere la pseudofrana, non so. Beh, qua tra i sassi in mezzo alla strada e l'asfalto è peggiorato nel giro di un chilometro. End of flashback. Beh, discreto, una vallata discreta con una vista discreta. Quanto è bello. Sì. Sai cosa gli manca per essere perfetto? Cosa? Qualche lago. Sì, è vero. Potrebbero crearli. Sì. Devo una mail al Dipartimento del Turismo delle Alte Alpi dicendo: bellissimo il Galibier, però qualche laghetto ci stava. Ma c'è il fiume. Lo so, capito, il fiume, appunto, visto che c'è il fiume, l'acqua non manca, potrebbero fare anche un laghetto. Rettilineo, prepotentemente. Non vale. Cosa? Cos'è che non vale? Imposta la curva, avvallamenti, buche, non è vero. Qualche avvallamento sì, però. Siamo quasi arrivati in valle. Qua c'era quel paesino con tutte le sculture di fieno. Savoir, non ti ricordi? Ah, erano di fieno? Sì. E là, come va così piano? E li supera tutti. Aumenta la velocità per arrivare dove c'è Eros. Adesso gli do un calcio, li faccio cadere. Guarda, guarda che si superano anche loro. Bello, quel pezzo di fuori peloso. Che bello. Bene fans, la parte più bella del Galibier è praticamente finita. Adesso inizieranno una serie di paesini. E da qui il prossimo passo che andremo a fare è il Col de l'Iseran, ovvero il valico carrozzabile asfaltato più alto d'Europa. Occhio che c'è un sasso. L'ho visto. E spero che inizi a fare un po' più caldo, perché altrimenti mi devo mettere la maglietta, perché a 18 gradi è un po' freddo. Lo scalda da collo ce l'hai su? No, ma al collo un po' alto. Cioè mi entra un po' d'aria, ma niente di eccessivo. Guarda che bello che fanno i mosaici anche qua, come in Svizzera. Allora, non era male la focaccia, ma si sentiva che era un po' industriale. E beh, vabbè, che... però mi sa che questa non è fatta da loro. La pizza sì, però per come era chiusa non penso. No, infatti. Guarda che figo. Fans, questo è il posto dove c'erano tutte le sculture col fieno. Ma che belle. Che ci sono ancora. Era Les Vernay. Vernay. E non so, sai che è la mia pronuncia del francese un po'... Attenzione! Ferrari 360 Scuderia. In tutto questo ci sono 19 gradi, nonostante ci sia comunque un bel sole, però... bello fresco. Ecco, Valoir, Village in Fleury, te lo ricordi? E che? Che tu avevi detto Village in Fleury. Ma va... Sì. Guarda che c'è un alce, un cervo. Beh, le alci non sono molto francesi. Ah no, guarda che bello. Ne ha fatto anche le palle. Ecco. Bene. Fa piacere saperlo. E guardato, e c'erano. Mi inquieta un po' il fatto che tu abbia guardato lì, ma vabbè. E vabbè, ho guardato, nel senso che ho girato intorno e c'era anche il culo a questa parte. Quindi era un maschio di sicuro. E beh sì, perché le femmine non hanno le corna. Comunque è bello, no? Che non salutano. Ah, meno male che non saluta, perché. Guarda, qua c'è una mucca. Ah sì. No, tu le direzioni, tu le direzioni. Ah, c'è anche il Carrefour Montagna qua. Ah. Attenzione, slalom gigante con le fioriere. Guarda che si autoelimina, sia il camper. Guarda, si è lì, si stanno autoeliminando tutti. Che bello, ah, bene. Sai cos'è l'unico problema eventualmente di andare in quell'hotel lì d'inverno?
Cioè, d'estate esci, ti fai una passeggiata, è anche piacevole. E esci d'inverno con meno 10. Magari tipo le sere c'è il vento o nevica o che ne so. E vabbè, devi soltanto mettere la giacca, Sì, sì, e poi devi anche riuscire dopo che hai mangiato al freddo. Infatti, vabbè, di uscire ogni volta, però non è che, cioè, nel senso, vai a piedi. Sì, però guarda che è una rottura di c***o, perché soprattutto d'inverno, che è buio pesto, che fa freddo, che magari c'è il vento, che sei più invogliato a dire, vabbè, fanculo, scendo giù in tuta, mangio una roba al volo e torno in camera. Ciao fans, siamo qua prima del Col de l'Iseran, che è esattamente su di lì. Abbiamo trovato una panchina al sole, adesso pranziamo alle 3 del pomeriggio, anche perché poi non so più a che ora riusciremo a fermarci.